presso il castello De Falconibus di Pulsano, provincia di Taranto, si sta tenendo un interessantissimo dibattito, un convegno intitolato La mafia, le origini, le trasformazioni. Ho al mio fianco Giovanni Impastato, che è appunto il fratello del compianto Peppino, vittima di mafia. E allora, questa mafia che certamente si evolve, magari acquisisce anche una maggiore raffinatezza commerciale, forse però la mentalità della gente sta cambiando, si ha il coraggio di denunciare, si ha il coraggio di ribellarsi, talvolta anche nelle famiglie dei mafiosi c'è, come dire, qualche virgulto di speranza che non vuole morire, che non vuole piegarsi ad un sistema ormai marcio, sempre marcio. Ma sicuramente sì, cioè io per natura sono stato sempre un ottimista inguaribile. La mafia si può sconfiggere, però voglio dire, bisogna essere consapevoli del ruolo che la mafia ha assunto negli ultimi anni. È cambiato tutto rispetto a qualche anno fa. Oggi l'identikit del mafioso non è più riconoscibile in quelle persone che hanno fatto la storia del crimine negli anni precedenti, che sono tipo Provenzano, Totorrina, Badalamenti stesso, che è stato l'assassino di Peppino. Oggi c'è stata una grande svolta da qualche anno a questa parte e le inchieste che sono state fatte in tutta Italia lo dimostrano, dall'inchiesta Minotauro in Piemonte, il processo Emilia in Emilia Romagna, il processo sull'Expo, Mafia Capitale. Oggi noi siamo arrivati a un'analisi, a una conclusione che la mafia non è più quello di prima, che oggi necessariamente si parla di borghesia mafiosa, come lei accennava poco fa al cambiamento. Sono loro i nuovi componenti della cupola, quelli che prendono le decisioni della cupola, che sono persone che fanno parte di questa stratificazione sociale chiamata borghesia: ingegneri, medici, avvocati, banchieri. Prima c'era un intreccio fra loro e quelle persone che io accennavo poco fa, ora non è più così, sono loro a prendere le decisioni. I criminali ci sono ancora e dirigono, diciamo, i mandamenti, però le decisioni vengono prese da quella cupola lì. Abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione su questo tema perché credo che non se ne parla mai abbastanza e credo che in una fase come questa, dove... Emiliano D'Amato, consigliere comunale di Pulsano, già candidato sindaco, un incontro, quello di questa sera, in cui si cerca di capire come si è evoluta la mafia. La mafia e le mafie, perché poi la mafia non è solo quella così Leviathan che è presente in Sicilia, ma anche in realtà più piccole, magari nei comuni, nelle realtà locali, provinciali, ha, come dire, le sue ramificazioni. Hai detto bene, è sostanzialmente l'elemento centrale su cui noi abbiamo deciso di avviare l'iniziativa di questa sera. Come Movimento Pulsano Bene Comune pensiamo che mai come in questo momento ci sia necessità sui territori di riappropriarsi di quelle che sono le idee di un territorio, di quelle che sono le cose che la gente sente dal vivo. Ormai la politica è diventato un luogo formato sostanzialmente da contenitori vuoti e da facce. Noi la vogliamo riportare ai contenuti e la mafia è il contenuto principe da cui parte un po' tutto il ragionamento. La mafia è cambiata, non è più quella che ricordiamo da bambini magari con la pistola che spara. La mafia è anche quella delle ecomafie, la mafia è anche quella della corruzione che è presente sui territori e molto spesso, ma questo lo vedremo anche nella storia stessa di Peppino Impastato, è collegata a doppio filo con la pubblica amministrazione. Sarei non primo, perché il saluto l'avrei voluto fare un po' più lungo di quanto mi è stato detto. E sento emozione, sento un gesto di vicinanza all'uomo che stasera viene a parlarci. È l'uomo che ha combattuto per la libertà di tutti noi, ma che ha combattuto per ottenere
la giustizia. Siamo con il dottor Augusto Bruschi. Dottor Bruschi, dalla sua alta esperienza di magistrato ha certamente studiato e vissuto i vari fenomeni di mafia. Cosa vede oggi di diverso rispetto a ieri? Beh, secondo me lo Stato, attraverso quegli eroi colleghi, quegli eroi avvocato e militari, quegli eroi tipo gli impastato, ha fatto passi avanti. Non siamo più nel loro dominio, però sono sempre forti, e la forza, ecco forse anche il senso importante di questa serata, la forza viene fuori laddove incomincia a circolare molto denaro, che sia denaro legittimo, che sia denaro sporco, crea aggregati di mafia, e quindi combatterla è ancora un nostro privilegio. Privilegio perché abbiamo la forza di trovare la libertà di combatterla, ma anche un nostro dovere di qualsiasi cittadino, togato o militare che sia, qualche cittadino libero come Giovanni Impastato ha fatto tanto per la nostra società. Ecco, dottor Bruschi, si è parlato anche, lo dice la cronaca, la storia, di un intreccio Stato-mafia. Questo è un altro argomento bollente. Bollente, che conosco poco, francamente, perché bisogna essere addetti ai lavori di quel mondo, conoscere ogni risvolto di quei processi. Io francamente, conoscendo i personaggi, sono un poco diffidente di questa simbiosi, però c'è qualcosa di sentito, qualcosa che ha funzionato. Credo che la giustizia debba andare avanti con passi ancora cauti nonostante i tempi, ma debba andare avanti per chiarirla, perché sarebbe un fatto di estrema gravità per noi cittadini che amiamo la nostra piccola grande libertà. Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, siamo qui per questo evento con la presenza di Giovanni Impastato, proprio per far sì che questa testimonianza del fratello di Peppino Impastato abbia un senso, ossia quello di non mollare, affinché certi episodi tragici rappresentino un punto fermo, una pietra miliare per sterminare proprio determinate radici mafiose che subdolamente tendono comunque a ramificarsi attraverso nuove sistemi, nuove forme, nuovi modi di investimento, ma la mentalità mafiosa è sempre la stessa. Certo, innanzitutto un convegno per sensibilizzare e per tenere alta l'attenzione. Io ringrazio Pulsano Bene Comune, gli amici anche di altre associazioni dell'antimafia sociale che hanno organizzato questo evento. È importante perché bisogna tenere alta appunto l'attenzione, soprattutto da alcuni settori della pubblica amministrazione che alcune volte hanno una commistione incredibile. Penso alle vicende giudiziarie di un recentissimo passato nella provincia di Taranto, e penso anche alla gestione dei rifiuti. E senza adombrare alcun connubio, alcun teorema e alcun complotto, assolutamente non vogliamo adombrare nulla, e lo ribadisco, però vogliamo attenzionare e dire che anche sugli impianti dei rifiuti c'è questo rischio. Noi parliamo di ecomafie. Ecomafie. E in un momento come questo, in cui a Pulsano si parla di impianto di compostaggio, ritengo che, lo ribadisco, senza adombrare alcun connubio e a voler fare assolutamente, a costruire nessun teorema con quello che sta accadendo a Pulsano, però noi riteniamo che anche per questo i cittadini di Pulsano
debbano essere informati dei rischi, dei pericoli, e quindi noi, lo ribadiamo, siamo fermamente contrari alla realizzazione dell'impianto di compostaggio e siamo, diciamo, moderatamente ottimisti che si possa rigettare il procedimento di adesione, l'autocandidatura che c'è stata da parte del Comune di Pulsano per la realizzazione di un impianto di compostaggio qui a Pulsano. Gianni Liviano, consigliere regionale, la necessità di combattere le mafie attraverso l'educazione dei più piccoli, delle nuove generazioni, e qui vari soggetti attori del territorio, la società, la famiglia innanzitutto, la società, l'associazionismo. Lei viene da una forte esperienza nel mondo dell'associazionismo e poi ovviamente il suo impegno in politica. Ma oggi lei crede che effettivamente siano cambiate le cose proprio come forma mentis, soprattutto in certe realtà stratificate, per invertire la rotta? Mi pare che si faccia sempre più fatica a creare comunità, cioè a darsi del noi, a sentirsi appartenenti a una stessa comunità e quindi a immaginare di avere un destino condiviso. Si fa più fatica a costruire relazioni umane, cioè mi pare che l'idea dell'umanità proprio in questa fase storica racconti dinamiche differenti rispetto a qualche anno fa, e qui non è un problema di giovani o adulti, non è un problema, voglio dire, generazionale, è proprio un problema di tempi che viviamo. Mi pare che davvero i rapporti di solidarietà che forse erano presenti nelle generazioni precedenti in questa fase storica si sono un po' rallentati, probabilmente anche per assenza di luoghi di condivisione e di aggregazione. L'uso spropositato dei cellulari o comunque dei social come dinamica di comunicazione rallenta evidentemente in maniera molto forte i rapporti umani, che diventano liquidi, occasionali, soprattutto quando non c'è un orizzonte di scopo condiviso. E allora forse il lavoro che lei bene diceva, cioè quello della proposta educativa che va fatto, e che a mio parere anche la politica non può, voglio dire, di cui la politica non può non tenere conto, perché la politica che smette di avere la passione educativa è una politica autoreferenziale, arida, serve a poco, magari farà vincere Tizio o Caio, ma insomma bisogna provare a recuperare la passione educativa. La passione educativa significa evidentemente cercare di restituire a tutti, a ciascuno, una seme di speranza, e la speranza passa sicuramente dalla cultura del noi, dalla capacità di pensare che i sogni e i bisogni vanno coltivati insieme e le risposte vanno date insieme.